lettura del corpo è uno degli elementi più caratteristici dell'analisi bioenergetica e nasce da un'intuizione geniale di Lowen, ossia quella di far entrare il movimento e il corpo reale dentro la stanza della psicoterapia. Cosa significa per Lowen far entrare il movimento? Significa cogliere l'insieme della coordinazione dei movimenti, perché è solo se il nostro corpo è coordinato che possiamo cogliere l'aspetto espressivo delle emozioni che c'è in ogni gesto del corpo. Ecco perché gli esercizi in bioenergetica non sono mai meccanici, ma tendono sempre a portare la persona verso una piena espressività corporea. La lettura del corpo permette anche di identificare quelle che sono le aree di blocco o di tensione che il nostro corpo ha in qualche modo costruito per trattenere delle emozioni, degli affetti bloccati che non sono stati elaborabili. Il blocco e la contrazione può assumere essenzialmente tre tipi di forme. Può portare rigidità e quindi osserviamo dei movimenti che sono meccanici, stereotipati, oppure collasso, quindi movimenti che non hanno tono, che non riescono ad arrivare a una percezione piena né a un obiettivo pieno, oppure possono portare una frammentazione corporea, cioè il corpo non viene percepito nel suo insieme, ma viene sentito come frammentato e percepito solo nella parte che in quel momento è alla nostra attenzione. La lettura del corpo poi ci permette di organizzare dal punto di vista diagnostico una specie di mappa che utilizza l'analisi del carattere. Quindi la lettura del corpo è il momento presente del corpo, così come lo vediamo, il momento presente del corpo nel movimento e ci permette di comprendere qual è la struttura caratteriale della persona che abbiamo di fronte. Una struttura caratteriale che non è mai l'unica, rappresentazione della persona. Noi siamo molto di più di un singolo carattere ed è per questo che l'analisi del carattere e la lettura del corpo devono essere saldamente collegate tra di loro, proprio per poter cogliere l'unicità della persona che ci sta di fronte. Riportare il corpo al suo naturale livello energetico vuol dire permettere di sciogliere i blocchi e le tensioni e permettere di diventare consapevoli dove non è possibile intervenire per un cambiamento di quelle che sono le nostre limitazioni. Lo facciamo come? Lo facciamo lavorando sul processo energetico, ossia su quella funzione naturale di carica e scarica che ognuno di noi ha, sia dal punto di vista fisico che psicologico. Noi siamo retti da un ritmo pulsatorio, che è il ritmo del respiro, è il ritmo del battito del cuore, e così come noi percepiamo le emozioni, hanno un crescendo, rimangono nel campo percettivo e poi decrescono. Ritornare alla naturalità di questo processo energetico ci permette di sciogliere le tensioni che ci sottraggono la piena disponibilità delle nostre risorse. Quindi lettura del corpo e analisi del carattere vanno insieme e si esprimono attraverso tre colonne, che sono le colonne del sé corporeo: la consapevolezza di sé, la capacità espressiva e la padronanza. La consapevolezza di sé è quella che ci permette di essere presenti alla propria percezione corporea ed emotiva. L'autoespressione è quella che ci permette di dare voce alle emozioni che proviamo e la padronanza è quella che ci permette di dare espressione in una maniera che sia rispettosa di noi e degli altri. Quindi queste tre grandi aree di lettura, la lettura del corpo, l'analisi del carattere e gli aspetti legati alla consapevolezza, all'espressione e alla padronanza, offrono un quadro immediato, reale e autentico della persona che abbiamo di fronte nella sua relazione con se stessa e con il mondo. Nell'analisi del carattere, infatti, Lowen non si preoccupa solo di definire com'è la struttura di
corporea della persona, ma mette un elemento fondamentale di attenzione in come quella struttura corporea entra in relazione con il mondo esterno, attraverso proprio la percezione dei confini. Come possiamo sperimentare semplicemente l'analisi bioenergetica? Come possiamo incominciare a conoscerla? Un modo molto semplice è la classe di esercizi, in cui vengono fatti degli esercizi specifici proprio per riportare a una situazione di vitalità primaria il nostro corpo attraverso dei movimenti espressivi. La classe di esercizi non dà uno spazio all'elaborazione verbale, ma dà uno spazio principale all'esperienza del corpo attraverso il movimento, che, come dicevo prima, è la grande rivoluzione dell'analisi bioenergetica. In bioenergetica, nella psicoterapia individuale o di gruppo e nelle classi di esercizi, noi facciamo esattamente quello che facciamo nella nostra vita di tutti i giorni: ci muoviamo e in questo modo stiamo nel mondo davvero per come siamo nella nostra vita.